il laicismo, la conoscenza storica. Mi colpì molto l'altra sera, parlavo del mio libro in una piccola città italiana, Rieti, 40.000 abitanti, situazione non brillante, ma come sempre nelle assemblee viene fuori l'umanità, si alza uno e dice: io ero un bracciante, mio padre era un bracciante pugliese, poi mi ha mandato a scuola, sono diventato professore, sono un cristiano, ho passato la mia vita nelle associazioni del volontariato, ho fatto tre figli, questi tre figli sono tre stronzi. Non gliene frega niente di niente. Non conoscono il passato, non gliene frega niente. Lo dico perché questo è stato il berlusconismo. Ci sarà da lavorare. Questa è la questione. Perché e quindi anche. E quindi il problema di questo paese nel momento nel quale si è verificato tutto quello che si è verificato. Ora io ritengo, questa è, non voglio farla lunga, ritengo di dire, dicendo questo dico cose note, stranote, ma proprio quando penso, scrivo e dico queste cose, fatemi parlare chiaro, perché poi sono abbastanza vecchio, il privilegio dei vecchi che possono dire quello che vogliono. Più io vedo con chiarezza queste cose, più mi appare la vacuità di tanta parte del nostro discorrere di questi anni, del nostro riformismo alla Blair, tecnocratico, dall'alto, che non si capisce di che cosa parlava, del fatto che la parola lavoro è vero. Non si pronunciava più, non era più di moda. Al fatto che ci siamo affidati ai politologi, i quali ci hanno insegnato che il sistema deve essere tedesco con però la variante spagnola per cui tu porti, resti e soprattutto le primarie, perché si vota, un paese dove si vota moltissimo l'Italia, ma dove non si capisce chi prende poi le grandi decisioni in questo paese. Si scopre sempre più che c'è un doppio Stato, che le decisioni vere le prendono altri. Quindi io questa cosa tengo, perché se vogliamo costruire dobbiamo chiudere una fase. Io sento il dovere di dire che questa fase è stata nell'insieme non positiva. Sì, alcune conquiste ci sono state, siamo andati in Europa, il governo Prodi ha fatto anche delle cose buone, tutto quello che volete. Ma più noi guardiamo la realtà come io sto cercando di guardarla, cioè la crisi della nazione, più io sento la lontananza da questo, dei nostri discorsi. Blair, Thatcher, abbiamo scambiato l'Italia con l'Inghilterra, per cui bisognava fare il bipartitismo, no? E quindi dobbiamo invece ripartire da qui. E cioè da che cosa? Dal fatto più semplicissimo. Dal fatto che appare sempre più ovvio, cioè le sfide della mondializzazione non potevano non far emergere non solo le malefatte di Berlusconi, di cui abbiamo troppo parlato, ma facevano emergere ben altro. Questo è il punto. Facevano emergere le debolezze dell'organismo italiano, quale era stato costruito dopo Portapia. Quel particolare compromesso tra nord e sud, legato all'esistenza di un certo Stato che governava la sua economia, per cui il mercato meridionale era il mercato protetto per le industrie, insomma tutto ciò che ha costituito le ragioni per cui l'Italia è andata avanti.
noi siamo di fronte al fatto che è, ecco cosa vuol dire crisi organica, che invece viene meno la fisionomia, è in discussione. Il nostro problema è, è riaprire la discussione su dove va l'Italia. Noi dobbiamo il problema fondamentale politico nostro è, e questo sarà il partito che vincerà, quello che eviterà la disgregazione del paese, ma per evitarlo porrà il suo sviluppo su basi nuove, economiche e territoriali. Cose che noi non stiamo facendo abbastanza. Il problema però emerge da tutte le parti, perché anche l'iniziativa che ha preso Fini allude a problemi di questo genere. Non vorrei essere in ritardo rispetto a Fini. La sinistra sta ponendo questo problema. E qui, per concludere, vengo al punto che mi sta a cuore e che il professor Galli ha già sollevato. E cioè, per affrontare la lotta bisogna vedere bene in faccia la realtà. E cose che io con questo libro ho anche cercato di fare, sto dicendo. Ma bisogna anche attrezzare la forza capace di affrontare questa lotta. Un compagno molto semplice, giorni fa, non mi ricordo dove, mi ha detto: ma tu in questo libro dici, ci racconti che il vecchio Salvemini, quando era socialista, ponendosi il problema di come sovvertire l'ordine sociale pugliese, disse: datemi una leva per sollevare il mondo. E questa leva era il braccettato. E infatti fu. E quello disse a me e a D'Alema, eravamo insieme: ma qual è questa leva? E qui è la questione del lavoro e dell'umanesimo. Non stiamo facendo chiacchiere, credo. Abbiamo parlato lo stesso linguaggio noi tre, è molto importante questo. È la prima volta che mi capita. Non stiamo parlando della banalità, se volete, di ciò che è stato il lavoro come strumento. Marx, la glossa Feuerbach, i filosofi finora ci hanno spiegato il mondo, è giunto il momento di cambiarlo, e lo strumento per cambiarlo era la classe operaia, la lotta di classe. Oggi noi abbiamo bisogno di qualcosa di più complesso nel nostro orizzonte. Quello che ha detto il professor Galli, molto bene, e che su Lacamus poi è intervenuta con più forza ancora, cioè il fatto che noi non siamo di fronte soltanto, secondo me, alla crisi della sinistra. Noi siamo di fronte alla crisi del capitalismo, che è una cosa un po' più grossa che la crisi della sinistra italiana o europea. Cioè, il capitalismo quale abbiamo conosciuto finora, il capitalismo industriale, è stato anche una grande civiltà, è stato qualcosa in cui le masse povere, i miserabili, i bambini, le donne dell'Inghilterra venivano portate nelle fabbriche, ma poi si elevavano attraverso la lotta, il sindacato, eccetera, eccetera. E si è formato sostanzialmente, in modo per noi, noi siamo stati più i più colpiti, ma un compromesso tra capitalismo e democrazia. In qualche modo c'è stato.